Sacro nell'arte con Francesco Santoro. Benvenuti a questo nostro secondo incontro in cui cerchiamo sempre di leggere nelle opere del passato, nelle opere d'arte del passato in cui i grandi maestri ci hanno regalato nel corso del tempo. La nostra ricerca si dirige propriamente a cercare in queste opere il senso della sacralità che è collegata propriamente al dogma cristiano. L'autore di cui parleremo oggi è Piero della Francesca, un grande maestro al quale gli artisti contemporanei, ancora i moderni, hanno fatto riferimento ovviamente per le capacità straordinarie di questo uomo di grande capacità architettoniche, soprattutto se vogliamo, però grande artista, grande pittore, che nasce nel 1415 e muore nel 1492. Lui nasce ad Arezzo, in Toscana, come la maggior parte degli artisti che caratterizzano quest'epoca che noi continuiamo a definire appunto Rinascimento. Beh, di questo grande maestro, che sicuramente guidato dalla severa logica geometrica, dove la matematica e l'ordine e la disciplina sono alla base del pensiero, ne conformano propriamente lo stile, l'organizzazione dello spazio. Beh, di lui abbiamo scelto un'opera importante, interessante. Bisogna guardarlo con attenzione. Abbiamo scelto La Flagellazione. È un'opera un po' enigmatica, se vogliamo pensarlo da un certo punto di vista. Enigmatica perché la rappresentazione che noi possiamo osservare è propriamente una rappresentazione in cui sono presenti più tempi, o meglio, due tempi e due spazi lontani fra di loro. Bene, cominciamo a osservare un quadro un momentino. Noi vediamo sulla sinistra, sempre guardando frontalmente il quadro, naturalmente sulla sinistra osserviamo un elaborato stile architettonico, propriamente aulico del tempo, in cui l'architettura predomina in una maniera straordinaria, dove le linee, la geometria, l'ordine e la pulizia della rappresentazione è qualcosa di fenomenale. E questo è quello cui molte volte, per esempio, noi possiamo fare degli accostamenti con il cubismo, addirittura. Non andiamo a parlare di queste cose, però per dire che ancora l'arte moderna ha una lunga radice che affonda nella storia dell'arte. Beh, per tornare all'architettura di Piero della Francesca, basta osservare il pavimento, visto che abbiamo citato il cubismo, vediamo come attraverso l'alternarsi delle mattonelle crea un discorso sì geometrico, no? Orizzontale, ma dà anche un'idea già in forma, come posso dire, embrionale, un concetto di prospettiva che è straordinario, no? E vediamo come questo spazio prospettico ci porta in una dimensione che è l'ultima parte
della composizione stessa, cioè il fondo, sulla parte sinistra stiamo parlando. Che cosa osserviamo? Beh, noi vediamo una scena che conosciamo benissimo, una scena che è fatta propriamente di violenza, di una violenza che è fatta al Cristo, al Figlio di Dio, e in questo caso è proprio la fustigazione, no? A Gesù, legato alla colonna e con i fustigatori presenti che si divertono, e l'impassibilità di questa figura di Cristo che non reagisce e che non sente dolore. Dirò anche di più, che è, da un certo punto di vista, osservando bene le immagini, il concetto è quello della fustigazione, il Cristo legato a una colonna dove viene fustigato, e vediamo come una condizione che è, come dire, fissa nel tempo, fissa nella storia, non è qualche cosa che si cancella. Noi conosciamo questo avvenimento anche se non ne siamo perfettamente coscienti, cioè come se fosse dentro di noi, è un fatto di conoscenza della coscienza stessa, cioè intendo dire che è un atto di violenza che viene tramandato nel tempo, nello spazio, attraverso la storia. Osservando bene la scena, noi ci daremo conto che i corpi sono come svuotati, non hanno quella violenza vera nella quale in altre opere si esprime con una certa determinazione. È solo l'iconografia, il ricordo, il disegno. Non c'è una violenza vera e propria, non c'è sangue, non c'è dolore, c'è solo un teorema, uno scritto in forma, propriamente svuotato da quello che è la presenza fisica. Ma questo è qualche cosa che un po' in tutta l'opera del grande maestro, cioè del Piero della Francesca. Ciò che è importante in Piero della Francesca, l'abbiamo detto, è l'ordine, in particolare lo spazio, l'articolazione spaziale. Potremmo dire più che pittore un architetto, e la capacità di articolare lo spazio in una maniera straordinaria. Noi lo possiamo vedere appunto nella distribuzione della stessa composizione. Il quadro è diviso in due parti e lo vediamo da questa colonna bianca che dall'alto scende verso il basso e continua in questo disegno geometrico del pavimento bianco, quasi a dividere questi due spazi che in effetti sono due spazi e due tempi completamente diversi. Uno, quella sinistra, è una proiezione nel tempo o del tempo passato su, o meglio, dentro di uno spazio contemporaneo, però lontano dal presente. E qual è il presente? Il presente è dalla parte che noi osserviamo sulla destra della composizione. Cioè noi vediamo tre figure. Queste tre figure che noi vediamo sulla destra in qualche maniera sono correlazionate con la flagellazione. Guardate il costume, è il costume tipico del 1400. Ma cosa c'entra uno spazio del 1400 con uno spazio che è lo spazio dell'anno zero, per riferirci a Cristo, allo spazio della flagellazione? Vediamo come queste due condizioni sono contrapposte, ma quella di destra, se voi la guardate, è la stessa figura centrale che è compressa, comprimita, che è in qualche maniera oppressa da queste due figure laterali, implica proprio una similitudine con il Cristo che gli somiglia tantissimo. Basta guardare il braccio, la forma di come è il corpo, il piede che viene in avanti, cioè il corpo, la figura centrale non è altro che un richiamo al Cristo,
Quindi in questo momento si tratta di una rappresentazione politica che Piero Della Francesco ha voluto rappresentare, ha voluto dare un giudizio riferendosi a un fatto del suo tempo e giudicando un fatto del suo tempo che è accaduto. E propriamente in questo senso noi dobbiamo pensare che la flagellazione in quanto tale, è qualche cosa che si perpetua ancora nel tempo. Ecco perché parlavo prima di un contesto storico che continua dentro di noi. È una violenza quasi rappresentativa che ancora adesso viene, nei nostri giorni, in questo momento, in altre parti del mondo, molti innocenti vengono in qualche maniera, diciamo così, oppressi dall'ingiustizia o dalla violenza del proprio simile. Quindi a ricordarci il sacrificio di Cristo e il sacrificio e l'ingiustizia di molti che oggi subiscono questa flagellazione, questa fustigazione di cui abbiamo parlato. Quindi un richiamo al dogma, alla vita, alla passione di Gesù e allo spirito del sacrificio del Figlio di Dio. La prossima puntata, il prossimo incontro, inizieremo a parlare chissà un po' più dell'apice di questo movimento straordinario che è durato 3 secoli. Mi riferisco a Michelangelo, Raffaello e Leonardo. Chissà cominceremo a parlare propriamente di Leonardo e quindi poi proseguiremo con gli altri grandi della storia. Grazie, arrivederci.